Pronto? Vorrei un termostato che sia comandato con radiofrequenza, che abbia anche il wifi e che abbia l'applicazione figa che io possa accendere il riscaldamento quando che torno dalla montagna, no? Che accendo il riscaldamento un giorno prima, così quando arrivo a casa trovo la casa calda. Sì? Ce l'avete? E quanto costa? Eh? 270 euro. Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere un termostato in classe 5 da Honeywell, marca Honeywell, che è comandato in radiofrequenza, cioè c'è un dispositivo che tu lo installi sotto la caldaia, ok? Questo lo attacchi con la spina. E praticamente comunicano tra di loro in radiofrequenza, non serve essere collegato con i fili. E si può anche, questo si collega anche con wifi e c'è un'applicazione. Con questa applicazione qua possiamo far partire il riscaldamento anche quando siamo al lavoro, quando stiamo tornando dal lavoro, quando siamo in vacanza, quando torniamo dalla vacanza. Possiamo controllare la caldaia e la temperatura della casa da remoto tramite l'applicazione con wifi. Venite con me che adesso facciamo l'unboxing. Bene ragazzi, questa qua è la scatola. È un termostato da Honeywell, marca T6R Smart Thermostat, ok? Che praticamente si può collegare tramite il wifi. Possiamo programmarlo 7 giorni su 7 e si può controllare con Alexa, con Google e anche funziona anche con le applicazioni di Apple per chi ha l'iPhone. Qui c'è una spiegazione che è facile e veloce per installarlo. Ok, vediamo cosa c'è all'interno. Apriamo la scatola. Qui ci sono altri dispositivi, sempre marca Honeywell. Questo è il termostato, bellissimo a mio parere, ok, che va collegato con la spina all'interno della casa. Adesso togliamo la spina. Questo è un termostato in classe 5, che praticamente modula la fiamma della caldaia prima di arrivare in temperatura, cioè se noi impostiamo 21 gradi, quando lui arriva a 20 gradi, gli dice alla caldaia: attenzione, non andare più con fiamma alta, ma vai con fiamma bassa perché stiamo quasi per arrivare in temperatura. Ok, si monta questa spinetta qui, questo lo attacchi con la spina, perché con la spina e non con le batterie. Perché praticamente, siccome è telecomandato in radiofrequenza e anche al wifi, avremmo dovuto cambiare le batterie ogni mese praticamente. Quindi con la spina è molto più facile. Allora, mettiamo questo qui, vediamo cos'altro c'è nella confezione. Una carta, vediamo. Queste sono le istruzioni di montaggio. Ok. Parte, vediamo cos'altro c'è, istruzioni di come si usa. Ok, vedete che dobbiamo collegarlo al router di casa nostra. Funziona sia con Apple sia con Android e funziona con tutte le tipologie di caldaie, meglio se la caldaia è a condensazione. Vediamo cos'altro c'è. Questa scatolina, ecco, questa qui è la base che va installata sotto la caldaia. Anche questa va alimentata a 220. Vedete, c'è la spina che bisogna collegarla qua all'interno, ok, e attaccarlo sulla spina. Anche questa è molto carina da vedere. Andiamo un attimo delle viti di fissaggio. Quanto c'è?
Basta. Praticamente, cosa fanno questi termostati chiamati classe 5? Ci aiutano a risparmiare. Vedete, qui c'è scritto ERP class 5 più 3%, cioè ci fa risparmiare con questo sistema di abbassare la fiamma al minimo e non più al massimo prima di arrivare in temperatura. Ci fa risparmiare 3% al mese o sulla bolletta, cioè la caldaia consuma con 3% in meno di quanto dovrebbe consumare. Allora, se uno ha un appartamentino piccolo con due termi, tre termi, non ha senso mettere questo termostato qua. Bene, abbiamo visto quello che c'è nella scatola. Adesso, per chi va bene questo tipo di termostato? Va bene per chi ha un appartamento grande, per chi ha una casa grande, perché chi ha un appartamentino piccolo, un appartamentino con 3-4 termi, non è che non c'è bisogno, è che non ne vale la pena installare un termostato come questo. Perché, insomma, 100 euro al mese di bolletta ti risparmi 3 euro. Invece, per chi ha una casa grande con 10, con 12 termi, insomma, gli arriva la bolletta intorno a 800, 900, 1000 euro. Se si arriva a 1000 euro, allora sono 30 euro di risparmio ogni mese. Quindi, praticamente, in due inverni, questo termostato si paga da solo. Se aggiungiamo anche le valvole termostatizzabili, ancora meglio, si risparmia ancora di più. Ho parlato già delle valvole termostatizzabili in un altro video su questo canale. Questo termostato poi è anche facile da installare. Non c'è bisogno di fare un video tutorial, perché è veramente facilissimo installarlo. Basta scaricare l'applicazione, collegarlo e da lì è tutto molto intuitivo. Ho detto tutto che si poteva dire su questo termostato qui. Grazie per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!